Allora, Marco Gaminara, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Savona. Ingegnere, nel corso di questa legislatura il governo ha posto l'attenzione sulla nostra categoria, in particolare alla riforma delle professioni. Cosa ne pensi di questa riforma? Quali sono i punti che vanno a vantaggio della nostra categoria o quelli che sono magari più critici ancora da affrontare? Dunque, la riforma delle professioni è stata lungamente attesa, ci sono state anche diverse proposte che poi nel tempo sono naufragate e oggi abbiamo una riforma, seppur ancora non completa perché dovrà seguire con tutta una serie di regolamenti specifici per le varie professioni, una riforma che posso ritenere abbastanza accettabile, soprattutto per il fatto che probabilmente chi si è occupato della riforma ha capito che gli ordini non sono delle lobby di potere, ma sono comunque delle necessità che garantiscono comunque la sicurezza del cittadino. Tant'è vero che gli ordini non hanno più, in questo momento non hanno più un pericolo incombente della loro eliminazione. Quindi questo credo che sia un po' il fatto positivo. Poi ci sarebbero delle cose da perfezionare sicuramente, perché mi pare che la riforma anche sul fatto dei costi delle nostre prestazioni, che non ha voluto esprimere nulla, se non che con l'introduzione dei parametri così, che sono dei riferimenti giudiziari, quindi solo in caso di contenzioso si può fare riferimento a questi. E quindi è diventata la nostra attività un'attività quasi commerciale basata sulla concorrenza e sul prezzo. Un fatto questo è un po' negativo, perché la nostra concorrenza dovrebbe essere fatta sulla qualità e sulla bontà della nostra opera e non sul prezzo. Però il mondo sta andando così e non ci hanno voluto ascoltare in questo senso. Poi non so, potrei dire qualcosa anche sul discorso del tirocinio, se vuole. Tirocinio, formazione continua. Formazione continua, ecco. Sono tutti, adempimenti nuovi che in linea di massima possono essere condivisibili, però sono difficili, secondo me, da attuare in modo anche corretto e costruttivo. Perché il tirocinio, in tempi odierni, è ancora più difficile che magari pensarlo qualche anno fa, perché il lavoro e gli studi è diminuito e trovare anche disponibilità presso gli studi di accogliere dei tirocinanti secondo me è molto difficile e comunque in un certo aspetto allunga sempre l'ingresso al lavoro dei giovani, cosa che si contraddice un po' quello che stanno dicendo tutti i nostri politici o politicanti, dove dicono che i giovani bisogna inserire nel mondo del lavoro velocemente. Io ormai ho una certa età e il tirocinio non l'ho fatto formalmente, poi nella realtà tutti l'abbiamo fatto. Io credo che come era prima potesse ancora continuare a funzionare e conto che per noi ingegneri non venga introdotto, quindi proprio ufficiale, obbligatoriamente. Perché ripeto, secondo me è un paletto ulteriore all'inserimento nel mondo del lavoro. Tanto chi vuol fare e vuol farlo bene lo fa da solo il tirocinio. Quelli che invece vogliono fare le cose subito comunque, tanto ci saranno sempre, non si eliminano col tirocinio, secondo me, faciloni. Il discorso della formazione, analogamente, è la formazione, non conosco ingegneri che lavorano sia come liberi professionisti che come dipendenti che non si siano formati nel tempo, sarebbero stati messi fuori mercato comunque e subito anche. Quindi la formazione l'abbiamo sempre fatta liberamente. Il fatto di introdurla come obbligo secondo me favorisce tutta una serie di aziende interessate a questo tipo di attività e nello stesso tempo noi andremo a caccia di corsi per avere dei crediti, che poi qualcuno non li vuol chiamare crediti, li vorrà chiamare in un altro modo, ma comunque di questo si tratta. E quindi, perché sta già succedendo, con, per esempio nel campo della prevenzione incendi e nel campo della sicurezza, dove abbiamo degli obblighi l'obbligo di svolgere un certo numero di ore in determinato numero di anni,
E quindi poi alla fine cerchiamo di fare le ore per poter mantenere questa specificità di, diciamo, di competenza, senza preoccuparci proprio tanto di quanto possa servire un corso piuttosto che un altro. E poi i corsi che servono li andiamo a fare diversamente, perché capita a me, faccio quelli obbligatori perché devo farli, poi quelli che mi interessano per la mia persona li devo fare diversamente. Quindi anche questo, secondo me, non è un fatto positivo. Non è un fatto positivo. Sono convinto che la formazione sia indispensabile, ma non messa obbligatoriamente in questo modo. In questo senso, per esempio, lei ha un giovane che si è appena laureato, consiglierebbe per esempio il periodo formativo all'estero, piuttosto che quindi una sorta di internazionalizzazione? Sì. Ma allora, io ho due figli, tutti e due ingegneri. Pur avendo consigliato loro di guardarsi attorno per vedere di fare un periodo così, anche di vacanza, tra virgolette, ma comunque di formazione diversa adesso, non sono riuscito. Quindi comunque sono convinto che serva, perché una certa formazione si può tenere solo in determinate situazioni, rimanendo a casa, anche a casa intendendo nel nostro territorio, eccetera, certe particolarità forse non si riescono ad approfondire. Comunque è positivo. Ritengo che sia bene però che i nostri giovani possano continuare a lavorare in Italia, che non siano costretti ad andare all'estero. Perché ho sentito dire poco fa in sala che i nostri ingegneri sono sempre molto ricercati all'estero, ho la sensazione che non sia del tutto vero. Anche per questo studio che è stato presentato, mi sta molto di uno studio pilotato, lo dico con provocazione. Secondo me ci vogliono portare verso quella direzione lì. Vi faccio un esempio che non c'entra niente con la domanda che mi ha fatto, ma pochi anni fa dicevano che l'ingegnere deve specializzarsi in un settore, che non serve più l'ingegnere che sa poco di tutto, ma devono essere degli specialisti. Oggi è andato esattamente al contrario, di quel 2020 l'ingegnere dovrà diventare quello che sa un po' di tutto. Quindi è per questo che non ho nessuna fiducia in queste cose. Sono un po' ci stanno portando dove vuole qualcuno. Non, siamo liberi, ma siamo professionisti, ma non liberi. Senta, l'ultima domanda invece volevo farla sul Nade Expo e il sistema fieristico che sta cambiando in questi ultimi tempi, dedicando sempre più spazio ad eventi, convegni, mostre che siano attenti quindi alla professione dell'ingegnere accanto agli spazi espositivi che pur rimangono. Pensa che sia sì, un vantaggio comunque per l'ingegnere? Sì, un vantaggio lo è. Ecco, questo è un modo per la formazione che può avere un senso, perché nell'ambito di queste manifestazioni uno si sceglie degli argomenti che interessano e segue quelli. Questo è importante, soprattutto anche perché poi, al di là del convegno, nell'ambito fieristico, hanno la possibilità anche di approfondire sul campo i prodotti, le tecnologie, gli aspetti proprio, diciamo, pratici della nostra professione.